pubblico delle grandi occasioni nella sala Bossi del Conservatorio Giovan Battista Martini in occasione della seconda edizione del premio Nardo Giardina. L'ambito riconoscimento è andato ad Elisa Aramonte, artista in canto jazz. A premiarla il governatore del distretto Rotary 2072 Maurizio Marcialis, con i presidenti Francesco Serantoni, Rotary Club Bologna Sud, Amedeo Marozzi, Rotary Club Bologna Valle del Savena e Fausto Arcuri, Rotary Club Bologna. Ci ho messo un po' a decidermi ad intraprendere questo percorso ed ora che ci sono vorrei portarlo a compimento. Io credo che quello che distingue una cantante jazz da magari una cantante dedicata ad altri generi sia l'essere uno strumento tale quale agli altri, così come gli strumentisti cercano di cantare, anche noi cerchiamo di suonare con la voce. Dal mio punto di vista credo che la caratteristica principale sia l'improvvisazione, quindi il poter creare estemporaneamente melodie che non sono già state scritte o comunque darne un'interpretazione a volte molto personale, a volte molto coraggiosa. Un flusso di musica, quello che la musica che vibra nell'aria, quindi la comunicazione, l'interplay tra gli strumenti rende un po' magica questa creazione. La nostra missione è quella di aiutare gli altri ed aiutare chi ha bisogno. Ovviamente facciamo interventi sul territorio, come in questo caso in cui riconosciamo a un giovane musicista una buona preparazione e quindi lo possiamo aiutare nella sua carriera, ma ovviamente aiutiamo tanti altri giovani, anche per esempio mandandoli all'estero con delle borse di studio o impegnandoli anche sul nostro territorio con altre borse di studio. E ovviamente facciamo anche interventi invece in territori esteri per aiutare chi ha bisogno. Per esempio ci siamo impegnati quest'anno a costruire servizi igienici per un gruppo di scuole, per 12 scuole in Nepal, quindi sarà un service piuttosto importante perché consentiremo ad oltre 2.000 bambini di utilizzare acqua pulita e servizi igienici dove non esistono assolutamente. Leonardo Giardino è stato un importantissimo socio del nostro club che ha profuso moltissimo del suo tempo libero alle attività rotariane benefiche. Era un ginecologo e quindi si recava in Africa per dare assistenza medica. In più ha partecipato assieme alle istituzioni locali dell'Africa alla realizzazione di parecchie opere benefiche, di pozzi, acquedotti e quant'altro. Quindi il nostro club, unitamente al Valle del Savena, hanno istituito l'anno scorso la prima edizione del Premio Giardina per ricordarne la sua memoria, essendo stato anche fondatore e socio onorario del club Bologna Valle del Savena. Nardo Giardina, pur essendo socio del Sud, 20 anni fa, quando è stato fondato il Bologna Valle del Savena, è stato tra i soci fondatori perché aveva un fortissimo spirito rotariano e quindi una forte volontà di ampliare la presenza rotariana, e quindi è stato tra i nostri soci fondatori. È stato più che un amico, più che una persona cara, e pertanto tutti quanti noi lo ricordiamo con tantissimo affetto. Abbiamo fatto molti interventi con lui e quindi doveroso era fare questo premio in memoria di Nardo Giardina. Quest'anno è il nostro primo anno e i motivi sono due. Primo perché Giardina è stato un grande rotariano, quindi ricordo di questo grande rotariano. E il secondo motivo sta nella mission del Rotary, il riscontro immediato, quello territoriale, perché Bologna nel 2006 è stata riconosciuta come città della musica dall'UNESCO. La seconda attenzione è a tutte le iniziative che creano sviluppo e cultura per le giovani generazioni. Non è per nulla facile perché praticamente mi sono sdoppiato in quello che era anche un po' mio padre. Ho imparato a conoscerlo più di quanto non abbia fatto quando era in vita.
Devo dire che lui ha sempre fatto molto bene, sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista dei services del Rotary, e anche gli stessi concerti della band erano sempre in beneficenza, quindi aveva sempre in mente gli altri, e bisogna sempre ricordare che prima di tutto era un medico, un ginecologo, e quindi la nascita era per lui la cosa più importante. All'incontro che ha preceduto il premio Nardo Giardina ha partecipato anche Suor Laura Girotto, missionaria salesiana in Etiopia. Io sono adottata da Rotary da più di 20 anni, e con Nardo c'era un'amicizia che direi addirittura fraterna. Era venuto 4 volte alla missione e stava per partire per la 5ª volta per darci una mano per l'ospedale che dobbiamo a tutti i costi finire. E quindi poi ci ha regalato le trombe e ha dato l'inizio alla nostra piccola orchestra in Africa, e sarebbe venuto a insegnare anche come suonarle. Adesso lo farà dal paradiso, suppongo. Naturalmente i Rotary Club sono continuamente impegnati in numerose iniziative di service a sostegno di varie realtà. Prossime iniziative? Beh, tante. Abbiamo iniziative sul territorio che quindi ci legano per esempio al mondo della scuola e al mondo dell'università, dove premeremo i migliori dell'annata, come invece iniziative dal punto di vista internazionale. Abbiamo appena inaugurato il progetto della gelateria in Africa, con un grandissimo progetto di cui vi ha parlato Suor Laura. Rotary fa soprattutto service. Noi non diamo il pesce già cotto, ma diamo la lenza e insegniamo alla gente a pescare in modo che possa poi procurarselo da solo il cibo. Questa è una cosa molto importante. Per far questo ci avvaliamo della Rotary Foundation. Infatti la settimana scorsa abbiamo fatto un concerto raccolta fondi che aveva per ospite d'onore il cantante dei Pooh, Dodi Battaglia. E con questo speriamo di fare il nostro lavoro sia nel territorio che nel mondo. La seconda edizione del premio Nardo Giardina è stata ospitata in Sala Bossi e resa possibile dalla disponibilità del Conservatorio Martini di Bologna, grazie alla sua presidente Yadranca Bentini. Con molto piacere, noi non ci riteniamo solo ospiti ma comprimari, insieme naturalmente a tutti gli amici rotariani qui, perché festeggiamo dei giovani, in particolare una giovane particolarmente meritevole, e che quindi, come dire, arriverà questa sera sicuramente emozionata e tornerà, credo, con un bagaglio di sicurezza sua personale effettivamente molto accresciuto e molto aumentato.